Buonasera a tutti, buonasera al nostro pubblico che ci segue sempre con tanto affetto. Questa sera, allora, c'è sempre con me il caro Marco Ferrandino allo staff. Ciao Marco. Ciao a tutti e benvenuti nel salotto. E c'è il caro Stefano Zatra, il grande maestro. Buonasera Ciao a Stefano. tutti, buonasera. Io devo fare una pausa a Stefano perché ho un affetto molto particolare. E grazie per aver accettato, so che sei pieno di impegni, no, io poi ti stoccherò sempre, sto sempre addosso, hai visto? Come una carogna. Dai, Stefano. Figurati, un condor. Bravo, benvenuto. Allora, ovviamente noi, come abbiamo già detto ampiamente in questi giorni, anzi in queste 2 settimane, perché poi abbiamo pubblicizzato parecchio, non hai visto? Abbiamo fatto un po' girare la notizia dell'intervista in diretta live. Parleremo, perché io sono amante del tuo libro, il tuo ultimo libro che è uscito, il Hugo Noir, ovviamente edito di Eris. Parleremo un po' di questo bellissimo, stupendo, completo, meraviglioso detective. Perché io sono innamorato, io mi sono innamorato. Ovviamente io mi sono innamorato perché, io ricordo, ragazzi, che Stefano Zatzera è un autore completo, eh? Quindi, insomma. Quella era la copertina scartata, la prima fatta, quella che avete fatto vedere. Questo è un contenuto extra. No, questa in realtà è stata la prima copertina fatta appena iniziato il progetto, perché mi era stata chiesta appunto da ACAB per cominciare a organizzare il sito, e poi è cambiata nel tempo e l'ho. Comunque è la prima versione della copertina, diciamo. Tu sei Prima stato di così parlare. gentile da inviarci studi e bozze che può vedere nel corso dell'intervista per approfondire anche la realizzazione del volume che è veramente pregiato e bello, devo dire Sì, vi ho la verità. mandato anche un po' di materiale di lavorazione, anche per vedere un po' la fase di crescita del Molti dei lavoro, insomma. nostri, di chi ci segue, sono aspiranti autori, quindi questo materiale può essere sicuramente utile anche per loro, per vedere come si realizza un volume così. Poi Certo. ovviamente Stefano, da te c'è solo da imparare, perché poi come usi tu i colori, come usi tu. Ciao, ma allora vediamo un po'. Allora, prima di partire, grande maestro Zatra, anche grande fundatore. Ah, ok, Massimiliano ti saluta. sì, Allora, sono anche un fungarolo, è vero. Anche tu sei un fungarolo, ultimamente stanno avendo tanti fungarolo. infatti. Bravissimo, perché noi abbiamo avuto anche il maestro Montanari con Di Gennaro, Ho vabbè, si visto parla. quella di Gennaro, che ho visto sì che era un appassionato di funghi anch'io, fin da bambino con mio padre. Non sono proprio un vero esperto, ma ne conosco parecchio. Dovremmo fare una reunion di fungaroli, secondo me, potrebbe essere Volentieri, interessante. ma molto volentieri. Stefanuccio, allora io iniziamo pure a parlare Iniziamo. di questo detective, perché vorrei capire come l'hai partorito, come si è strutturato, come è nato questo Parliamo del personaggio o del libro? personaggio così complesso, insomma, ecco. Allora, il personaggio nasce nel 95, quindi partiamo da lontano. E diciamo che nasce mettendo un po' insieme tutti che erano le mie passioni, gli interessi del momento. Diciamo, io credo, insomma, che quando uno pe pensa di voler fare un personaggio, cerca perlomeno di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che manchi forse. Ecco, diciamo, volevo fare qualcosa che anch'io come lettore avrei voluto leggere. Quindi ho cercato di mettere dentro questo personaggio un po' le mie passioni dell'epoca, che comunque perdurano tuttora, che sono appunto, beh, il genere, innanzitutto la letteratura, il fumetto di genere, però soprattutto la fantascienza e ancora di più il noir, diciamo, il thriller. Quindi un personaggio che voleva fondere principalmente questi due filoni narrativi, ma poi dentro, insomma, ci è confluito di tutto, chiaramente, tutta la mia passione per il fumetto, anche supereroi, Siamo malati, l'action movie, siamo malati, esatto. Quindi dentro alla fine, diciamo che principalmente comunque era l'idea di fondere la fantascienza, quella anche magari più visionaria di Philip Dick Ballard, con il noir, quello proprio anni 40 dei film con Marlowe, con Humphrey Bogart, cioè sì,
Sì, Detective Marlowe, quindi romanzi di Chandler, poi romanzi anche di Dammett, di Spillane, fino ad arrivare anche a Delroy, cioè tutto quel genere del detective maledetto, tra virgolette. Ecco, quindi nasce. Poi, diciamo, questo per quanto riguarda il clima narrativo, per quel che riguarda ispirazioni grafiche, diciamo che principalmente mi sono ispirato allo Spirit di Will Eisner. Se guardiamo anche i colori del vestito sono quelli, solo che invece della mascherina hai quattro occhi, è abbastanza simile. Poi in realtà la figura vera e propria è ispirata invece a un attore che è Alan Ladd, un autore di noir anni 40, ha fatto la Dalia Azzurra e poi tanti altri. Poi dentro c'era anche sicuramente la componente, diciamo, mutante, quasi disturbante, visionaria dell'immaginario di Charles Burns, che era anche uno dei miei autori preferiti. E sicuramente anche il lato bizzarro, un po' surreale del Madman di Mike Allred, disegnatore, che adesso lavora per Marvel, DC, ma all'epoca, negli anni 90, aveva un suo personaggio molto curioso, insomma, anche divertente, una specie di zombie tornato in vita, però che faceva il supereroe. E poi sicuramente c'è una forte componente, perché uno dei miei idoli ispiratori principali, Magnus come stile grafico, ma anche un po' volevo mettere dentro quell'ironia grottesca del gruppo TNT, diciamo, ecco. Queste sono un po' le componenti che hanno formato questo personaggio. Bello. E come vi accennavo prima, fuori onda, è nato principalmente con queste due illustrazioni su questa rivista, che è stata una delle mie prime produzioni in fotocopia, con copertina mezza in bianco e nero e mezza a colori, incollata a mano. All'epoca si facevano queste cose, quindi zattera, distorsioni, la rivista di salvataggio era una delle prime cose, e ci sono queste due prime apparizioni di Four Eyes. Ecco, da qui poi, poco dopo che avevo fatto questa pubblicazione, mi è arrivata una richiesta da Schizzo, la rivista del Centro Fumetto Andrea Pazienza, che all'epoca non so se esce ancora, ma usciva in edicola, e di fare una storia di quattro pagine, e anche abbastanza con tempi stretti. Io avevo questo personaggio appena creato. Mi sono messo lì e in pochi giorni deve essere questo il volume, questo qua è Schizzo, il volume Vediamolo da vicino. in cui è uscito. Vedete i nomi che ci sono agli esordi, c'erano, mi sembra che ci sia anche Rosenzweig, c'era Andrea Bruno, Arcidiacono, c'era Bertelè, Caielli, Costantini. Insomma, eravamo tutti alle prime pubblicazioni perché appunto Schizzo dava spazio ai nuovi autori. E questa è la prima storia, la prima tavola della prima storia all'interno di Schizzo in bianco e nero. Ok. Poi successivamente mi è stata richiesta una storia per un volume speciale sui tatuaggi, con tanti disegnatori italiani, ne c'erano tantissimi, c'era Giacon, Dasman, non mi ricordo tutti, ce n'erano parecchi, fatto da AAA Edizioni, che era una casa editrice che non ha durato molto, ma aveva fatto questo progetto di tutti i fumetti a tema tatuaggio. Io avevo fatto una storia di Four Eyes, già un po' più lunga, di 16 pagine, Il mistero del tatuaggio scomparso, in cui si ipotizzava appunto un tatuaggio senziente che si staccava dal corpo, ma si attaccava ad altri corpi, rendendoli dei pazzi omicidi, quindi una specie di caccia al tatuaggio. E poi mi è stata commissionata un'altra storia ancora più lunga, sempre per AA Edizioni, sulla psichedelia era il tema. E avevo fatto una storia di 24 tavole, ma poi ci sono stati dei problemi, la casa editrice ha chiuso il progetto. E quella tavola è rimasta, quella storia di 24 tavole è rimasta lì fino al 2016, anno in Sì. cui ho preso tutte le storie fatte La raccolta. in 20 anni, e queste sono tutte le storie che erano apparse in bianco e nero, che ho ricolorato
ho fatto una storia nuova per l'occasione, che era questa Acid Rain, ecco, con questa tavola iniziale. E questa è la storia, diciamo. Beh, no, aspetta, poi nel frattempo c'è stato anche questo, cioè nel 98, sempre in centro fumetto Andrea Pazienza ha fatto una prima raccolta delle prime tre storie del personaggio, prima ancora del Tattoo Comic. Quindi queste sono un po' le pubblicazioni della storia. Adesso arriviamo qua nel 2020, invece, appunto, al Buco Noir. Eccolo, Esce. immancabile il buco nero, perché poi, vedi, ti fanno una domanda molto interessante, Marco Dessì, poi devi sapere che Marco Dessì è un grande collezionista, il primo Alberto è acquistabile, lui parla del 95 se non erro, è questo Parliamo qui, di questo o di questo? penso che sia questo, credo, Marco, poi ci fai sapere se è Penso questo, quello là, Zattera, credo. quello che ho Allora, gestito. entrambi, no, questo me ne sono rimaste pochissime copie, non lo vendo. Potrei ristamparlo, ma non lo so se lo farò. Al momento no. Questo, il Centro Fumetto Andrea Pazienza l'ha esaurito. Io ne ho ancora una decina di copie, poi dopodiché sarà sold Quindi out. possono chiedere a te se sono interessanti. Solo a me, sì, perché le ultime copie le ho rilevate io al Allora, no, centro Marco Dessì si riferiva fumetti. al Zattera, quindi Benissimo. al 95, Ecco, sì. questo magari scrivimi in privato, vediamo se ne ritiro fuori ancora qualche copia. Scrivo anche io in privato. Perché non, ne ho davvero due o tre copie. Magari frugando, se me ne salta fuori qualcun'altra, potrei venderlo, ma queste qua me le tengo, insomma, se no nel tempo ne ho perse varie, quindi andranno perse anche queste, quindi è meglio che ne tenga qualcuno in più. Come nasce una storia di Stefano Zattera? Cioè, la sceneggiatura, tu quando inizi ovviamente ti approcci alla sceneggiatura perché poi tu devi fare, essendo autore completi, poi giustamente mi immedesimo per capire, non è impossibile perché è un Allora, lavorone. Come fai a diciamo che combaciare poi? Perché tu sei un autore completo, sceneggiatura, poi devi fare il disegno, poi il disegno deve essere, si deve confare. Sì. tendenzialmente io prima di quel del Buco Noir, tendenzialmente buttavo giù un soggetto, un'idea di massima, poi passavo allo storyboard e nello storyboard scrivevo anche i dialoghi. Ok? Sì. Mentre qui Quindi non facevi una vera sceneggiatura. non facevo una vera sceneggiatura fino a prima del Buco Noir. Poi qui, dovendo relazionarmi con un editor che era appunto ACAB e avendo un lavoro comunque molto grosso, molto corposo da fare, l'ho proprio Ci ricordi scritto. quante tavole sono il Buco Noir? Sono 176 pagine la storia, più c'è lo speciale Absurd, che in qualche modo è un ampliamento della storia, quindi se vogliamo Off, intenderlo diciamo. come sono È una... altre 32 pagine, arriviamo a 200, quindi Posso chiedere anche quanto se tempo ci hai messo a realizzarle? puoi chiedermelo, non so se sono in grado di risponderti perché comunque è stata una Stefano. roba lunga nel tempo e anche penso che a scriverlo potrei averci messo un 6 mesi, chiaramente non consecutivi, cioè perché poi avevo molte robe in ballo nel 2017, quando l'ho cominciato, c'era ancora Alias Comics, stavo comunque facendo la storia erotica che faccio più o meno una all'anno per questo collezionista. Avevo quindi ho la pagina di Linus, ho varie, tra un lavoro e l'altro. Poi ho avuto momenti di crisi perché mi ero inceppato su questa storia. Quindi mettendo insieme il tempo potrebbe essere un paio di mesi forse. Perché comunque mi sono reso conto che scrivere una storia lunga è molto diverso. Io, infatti, è stata una delle prime sfide che ho voluto affrontare con questo libro, perché la storia precedente a questa più lunga era quella di cui parlavo prima di 24 tavole, che risale al 98. E affrontare un libro così per me è stato veramente molto difficile, perché non l'avevo mai fatto, ma ho voluto mettermici, insomma, è una delle robe che volevo fare prima o dopo nella vita, quindi è stato molto impegnativo, non avevo difficoltà a quantificare comunque il tempo di scrittura. Poi a disegnarlo ci ho messo un paio d'anni alla fine, Ah. anche lì sempre perché comunque ho vari lavori in mezzo, cioè comunque anche l'anno Quindi dopo. è stata la prima sceneggiatura perché l'editor l'ha dovuta leggere, giusto? Questa è Esatto, stata la anche per procedura. quello perché dovevo confrontarmi, quindi esattamente
Ho scritto prima un soggetto che è stato approvato, diciamo, è piaciuto. Da lì ho cominciato a scriverlo con i dialoghi. E praticamente devo averlo finito, consegnato nel 2018, credo, la sceneggiatura finita. Non ha avuto gro. Ed era una sceneggiatura canonica divisa in tavole, vignette, Sì, normali. divisa proprio pagina per pagina, scritto vignetta per vignetta con i dialoghi. Quindi Quindi era una sceneggiatura, classica sceneggiatura. E sì, canonica proprio standard. E poi da lì. poi hai presentato pure il layout a ACAB, che all'epoca era l'editor della. Allora, no, lo storyboard, sì, ne ho visto una parte, solo la parte iniziale. Perché comunque, anche scrivendo la sceneggiatura, ecco, mi ero dimenticato questo passaggio, io essendo abituato, parallelamente mi facevo un mini storyboard, uno storyboard per studiarmi anche i dialoghi come ingombro, così, quindi ho fatto lo storyboard di pari passo, scrivendola però completa. Storyboard e scrittura contemporanei, sì, ho fatto così, è vero. Però ACAB ha visto finito solo la sceneggiatura scritta. Sceneggiatura, perché poi non c'è stato il modo di far vedere, insomma, No, ha visto la prima parte dei storyboard. vogliamo raccontare un attimo. È bellissimo l'inizio del buco noir, perché dà proprio quella sensazione di trovarsi nel futuro, insomma, bellissimo davvero. Vogliamo un attimo spiegare, senza spoilerare, ovviamente, perché poi la Beh, curiosità. allora diciamo che siamo nel 3019, la storia è ambientata 1000 anni avanti a noi, e tutta la galassia è colonizzata, tutti i pianeti della galassia, e sono tutti assoggettati alla tirannia, diciamo, al governo di questo tiranno del partito super burocratico, partito Grandi consumista super burocratico, e riferimenti, quindi ci sono tutta riferimenti. la galassia è soggettata a un unico regime, ecco, non mi veniva il termine, e tranne un pianeta, che è un pianeta ribelle, che è il pianeta Sibarian, occupato dagli Zomo, che sono gli zombie maoisti di Orione, quindi degli Insomma, zombie. facciamoli vedere, sì. Avete lì voi qualcosa, lo cerco io. Qua, Vedo se ci sta. abbiamo un po' di. No, tu continua, non ti preoccupare, Stefano. Noi abbiamo un po' di Beh, tavole. questi sono i supereroi zombie, così Supereroi. sempre sono i supereroi degli Zomo. Zomo sono Esatto. praticamente questi qui, Aspetta, vediamo. Un attimo solo. dei classici zombie, eccoli qua, con casacca, diciamo, alla Che Guevara, con un sigarone, degli zombie, dei morti viventi che, tornati in vita, decidono di non voler più essere assoggettati al regime, quindi insorgono, ma questo avviene molto prima del buco noir. Già se ne parlava nella prima storia di Four Eyes degli Zomo nel 95, quindi più o meno ricorrono personaggi che ci sono nelle altre storie create prima. Ecco, Ma quindi hanno anche questo. i supereroi zombie, giusto? Sì, Sì. esatto, hanno una loro squadra di supereroi che si affiancherà ai supereroi, diciamo, quelli ufficiali, quelli normali, tra virgolette, perché poi siamo in un mondo che è mille avanti anni avanti a noi, in cui ci sono state guerre nucleari, inquinamenti inimmaginabili, chirurgia estetica estrema, clonazioni genetiche, esperimenti genetici, accoppiamenti con alieni, quindi in realtà tutti gli abitanti della galassia sono diversi tra loro, ognuno fa razza a sé, non esiste più il concetto di razza, era un po' questa l'idea, si è persa l'eredità genetica, quindi ogni personaggio è diverso dall'altro, anche qui è stata una sfida, disegnare tavole in cui ci sono anche centinaia di comparse e farli tutti uno diverso dall'altro. A me piace molto Ecco. questa tavola che stiamo vedendo, dove ci sono diversi poi omaggi. Ecco, questa qua praticamente è una. Allora, le trame principali sono intanto un'indagine su un serial killer che semina morti nei vari pianeti della galassia. E il detective Earl viene ingaggiato, diciamo, dal padre di una delle vittime per capire cosa succede, insomma.
Questa, diciamo, è la trama principale su cui si innesta innanzitutto gli attentati attribuiti agli Zomo che avvengono in vari punti della galassia, soprattutto durante concerti, eventi importanti con tanta gente. Poi ci sono i supereroi messi al bando dal superburocrate, perché il superburocrate in realtà non è il leader, ma è una sorta di braccio esecutivo del potere, una sorta di primo ministro, però supereroe, che viene clonato in tanti esempi. E questi cloni dovrebbero essere i nuovi supereroi, perché il regime vuole il controllo su tutto, anche sul lato supereroistico, diciamo, della vicenda. Quindi i supereroi, quando inizia la storia, sono già quasi tutti catturati e rinchiusi sul pianeta Alcazar, perché poi un'altra caratteristica è che ogni pianeta ha una caratteristica, una peculiarità sua. Quindi Six City, che è l'ex Terra, è il centro superburocratico del potere. Alcazar è tutta un'unica grande prigione. Woodstock è tutto un pianeta adibito a concerti ed eventi. Bolly Hollywood è il pianeta dove si girano i film, i video, tutto multimedia. Poi c'è il pianeta della mafia, il pianeta western. Quindi è l'indagine, è anche un pretesto per girovagare tra i Girare pianeti. nelle diverse Esatto. ambientazioni. Ecco, Pianeta queste West. sono le trame principali. Un altro evento di cui si parla molto durante il libro è l'imminente concerto di Lady Matanga, che era quella della tavola che dicevi prima, quella donna in primo piano, che è una sorta di super mega influencer, una cantante, pop star, predicatrice, filosofa, performer, che ha seguaci in tutta la galassia, che è seguitissima e che quindi crea opinione, diciamo, una super influencer all'ennesima potenza. Ecco, quella che è la tavola che dicevi tu prima, Marco, è una scena mentre stanno girando il suo video, quindi con tutte le figuranti dietro, sono una specie di coristi, ballerini, che sono una serie di citazioni, c'è cioè dentro Questa anche qua. persone. Infatti Esatto. sono Questa tantissime citazioni. è una scena del video che stanno girando, lei con Esatto. tutti questi personaggi che sono un po' coristi, ballerini, ma c'è dentro Disney, c'è dentro un po' di tutto, mostri, Godzilla, dinosauri, c'è dentro un po' di tutto. Riconosciuto Pippo Pluto. Diciamo che le citazioni si sprecano in questo libro. Un'altra mia caratteristica è quella di metterci dentro tutto, anche troppo, no? Per cui, Io ho visto oltre a una tavola metterci. dove si vede proprio la somiglianza con Alan Ladd, che dicevi prima. Quindi Esatto. Sì, anche se non lo esatto. dicevi l'avrei riconosciuto. Che era proprio un attore Infatti, spesso di western. ma Western. principalmente ha fatto sì anche western, ma noir. Infatti, ho preso l'immagine anche dalla Dalia Azzurra, in cui lui è proprio vestito col classico borsalino, giacca e cravatta, ed era un biondo, belloccio, che spesso lavorava in coppia con Veronica Lake, anche nella Dalia Azzurra. E Veronica Lake l'ho presa come modello per la donna di Earl, che è Millie Goodbody, la ragazza che ha due bocche, una anche sulla fronte. L'ho presa da Veronica Lake, che era un po' la partner, diciamo, artistica di Alan Ladd. Ok, Ecco. ci vuoi, vediamo anche altre tavole perché sono una più bella Questa dell'altra. tavola è praticamente una pausa Comunque, una cosa pranzo. divertente sono le citazioni che vedo all'interno del fumetto, che sono tantissime. Sono Ma ce ne sono state tantissime, anche quando lui guarda anche nelle il film. scene di massa, se guardi Esatto. in giro tra i personaggi riconosci, non so, Ranxero, l'uomo ragno, cioè ci ho messo dentro di tutto veramente. Poi soprattutto un'altra cosa in questo libro, un'altra sfida che mi sono posto è quella, che era un po' l'idea che ho avuto all'inizio quando ho cominciato a fare fumetti, di creavo vari personaggi con l'idea che facessero idealmente parte tutti di un unico universo, anche se in realtà poi erano anche molto diversi, anche cronologicamente, oltre che stilisticamente, come tematiche, però la sfida è quella che poi ho messo in atto, è stata quella di metterli tutti dentro qua, perché anche il super burocrate è nato come storia a sé sulle pagine del Male, quando era uscito nel 2012, il Male di Vauro Vincino, è nato come fumetto satirico, come appunto esasperazione del potere burocratico, e qui diventa un personaggio molto importante, quasi un coprotagonista. Cowgirl, Questa è la coppia che che dicevi prima. questa è la coppia, questa infatti
No, non l'ho presa in realtà da Alan Ladd. Questa non appare nel fumetto, è solo uno studio preliminare. E invece in realtà questa non l'avevo presa da Alan Ladd, ma non mi ricordo se l'ho presa, se l'ho disegnata io così. Scusate, bevo un bicchiere. Vai, fai. Un po' di arsure. L'idea di inserire supereroi all'interno di questa bellissima storia e poi in qualche modo tagliarli fuori. Quindi c'è una motivazione a questo, no? Sì, Cioè, allora, sì. Allora, dici, non ah, perché l'ho capito subito? lo so se l'hai capito, se Vediamo, vediamo. vediamo. Allora, innanzitutto i supereroi, come ti dicevo, volevo qua confluire in questo libro anche i generi che mi piacciono, quindi anche i supereroi. E in realtà uno dei supereroi, Astrome, ma anche Globman, quello alto verde, appaiono già in una storia del 2010 che avevo fatto, quindi erano già apparsi. Quindi in qualche modo facevano già parte di quell'universo. Qui ho voluto inserirli innanzitutto perché mi piacciono i supereroi, volevo disegnarli in qualche modo. Però non volevo che fossero, diciamo, loro a risolvere la faccenda, perché doveva essere Earl a indagare e non volevo che avessero neanche troppo peso, volevo comunque che ci fossero. In realtà uno appare anche abbastanza spesso perché l'unico che non viene catturato è Il suo Astrome, il suo astro. amico che è quello che appariva anche nella storia vecchia. E poi c'è anche, volevo inserire Absurd, che invece Absurd era nato come storia a sé, sempre nei primi anni 90, che però avevo disegnato una tavola e non avevo mai scritto la storia, è rimasto nel cassetto anche quello. L'avevo rispolverato come apparizione in una storia di Cowgirl per Alias Comics, inserto a fumetti del manifesto, nel 2018, mi sembra, diciamo, sì, nell'ultima stagione, ho inserito in questo western steampunk, così comunque mezzo fantascientifico, l'avvenuta di questo Absurd, che è quello Quello lì che fa. strano in basso, con la pellicetta invece del simbolo qua, del suo animaletto. Perché questo è uno spoiler che appare solo nello speciale. Quella lì è la pelliccia di un suo animaletto che aveva da piccolo. Per dire l'assurdità del personaggio, Ecco, perciò c'è quella che pellicola. richiama un po' la forma del simbolo dell'uomo ragno. In realtà è un cincillà scuoiato che gli è morto Madonna. quando era piccolo. Bellissimo. Ecco, quindi i supereroi volevo che ci fossero, ma che non fossero una parte predominante della storia, perché doveva essere comunque un'indagine di un detective fondamentalmente. Ecco, diciamo che non. Sostanzialmente un noir volevi fare. Esatto. Non so se era quello che avevi capito tu, Mirko, Sì, con l'idea. Sì, perché è poi quello alla alla fine. fine. Certo, perché Perché niente. comunque era troppa roba da gestire, io volevo dare risalto all'indagine principalmente. E poi ho pensato, oddio, Stefano ha inserito anche i supereroi, adesso come se la caverà? Cioè, nel senso, sono curioso di leggere come fa a toglierli da mezzo per far fare l'indagine al. Esatto, ma infatti quando inizia la storia, questo non è uno spoiler, per si capisce Esatto. dalle prime pagine. Sono Sì. già tutti messi al bando, ricercati, i mezzi catturati da questi cloni di super burocrate, questi personaggi tutti uguali, in cappello, giacca, cravatta e pipa, che sono un po' il mio fondale qui. E, Facciamolo insomma, vedere perché è bellissimo. anch'io Ma sono oppresso dai super burocrati. Ecco qua, guarda, vi lascio il campo. Questo è un mio dipinto, un quadro di 1,5 m per 1,5 m che risale, mi sembra, al 2010, a un po' di anni. Allora non si chiamavano ancora super burocrati, ma questo quadro si intitola L'invasione delle ultrapipe, che era un po' una citazione dell'invasione degli ultracorpi. Qui ecco, è una squadra in questa tavola, la tavola che hai appena fatto vedere, è la pattuglia informatica, che sta praticamente criptando la rete intergalattica, quindi non lasciando accedere alla popolazione a tutta la rete intergalattica, ma solo alle reti locali dei pianeti. Questo per questioni di controllo di cui si accenna appunto nel libro. tenacia e la furbizia del detective
quando riesci a soggiogare in tanti modi, insomma. Sì, beh, poi in realtà è un regime totalitario, però c'è sempre qualcuno che trasgredisce, no? Sì. Esatto. Chiaramente, se no, la storia si ferma. Era La necessario. trama mi sembra molto complessa. È molto complessa. Infatti, ho avuto problemi di scrittura, mi ero inceppato, ho avuto crisi profonde. Tu mi dicevi che sono tutte realizzate a mano queste tavole, il disegno Sì, e la guarda, china, vi giusto? faccio vedere qui. Disponibili su Questa è la doppia splash della Eccola qua. battaglia più o meno finale, una doppia splash di battaglia, quindi è una tavolona 35-50. Poi se volete vi faccio vedere, questa invece è la prima tavola che ho fatto in formato ancora più grande. Vediamo. Che è praticamente un'architettura per far vedere un po' l'ambientazione, ma magari nel libro si vede a colori anche meglio. Non so se ve l'ho mandata questa. Ecco, per far vedere appunto questo mondo sviluppato in altezza. Diciamo che il pianeta Terra ormai, la superficie terrestre non si legge più, perché i piani bassi comunque è stata completamente cementificata il pianeta. I Sì. piani bassi sono un po' abbandonati a se stessi, dove c'è, diciamo, la criminalità e sono fuori dal controllo, ma vengono un po' lasciati a Ma se le stessi. tavole sono molto grandi, che sono a tre. Sono a tre. Allora, quelle due che vi ho fatto vedere sono più grandi, sono perché una è una splash e l'altra una doppia splash e l'altra è la prima tavola che volevo molto curata. Le altre sono tutte in A3. Quindi ho fatto due Sono tavole. disponibili, se qualcuno è interessato ti può contattare. Sì, certo, sono disponibili. Disponibile, certo. Qualcuna me l'hanno già fermata, qualcuna però, sono tante, sono 176. Quindi. Affacciami. Sì, sono tantissime, tantissime parti. C'è questa, io sono innamorato, Stefano, guarda, ti faccio vedere perché lo faccio dire a Questa è una tutti. doppia È splash. quella che ti ho appena fatto vedere, questa. L'originale è questo. L'originale è Esatto. bellissima. È Fammela bellissima. vedere, la possiamo rivedere, ti dispiace, allora ci togliamo un attimo. È un po' fuori fuoco, mi sembra, no? Allora, se È bellissima. qualcuno l'avrà notato, anzi, è praticamente presa da uno schema di una battaglia di un disegno di Alex Ross su Sì, Kong adesso. Kong. È lo schema, proprio le posizioni di alcuni, poi ne ho messi molti di più. Ho proprio preso lo schema di quella tavola perché mi Beh, piaceva i molto, era colori proprio. sono fatti in digitale, I giusto? colori sono fatti in digitale, esattamente. Metà Quindi da le me, tavole metà saranno tavole da bianche e me. nere. Le tavole Sì. originali sono in bianco e nero. Sì. Vogliamo dire questa bellissima citazione che tu fai all'interno a pagina 100 con H, per H, Sì. lo vogliamo dire, lo vogliamo raccontare queste cose? Beh, chiaramente Diciamola, dai. a metà della lavorazione ACAB, che era il mio referente, il mio editor, è mancato, diciamo. Quindi, dopo un primo momento di sconforto, io sono ripartito comunque con il lavoro e ho pensato di inserire un paio di tavole in omaggio a lui, insomma, perché questo libro esiste grazie a lui principalmente. Per cui ho fatto una sorta di incontro tra Air Furious e ACAB ed entrambi a... Come? Qui sei tu però, Stefano. In realtà l'incontro lo fai tra te e H. Qua sei Beh, tu. in realtà è Air Furious, Sì. sì, che rappresenta me, sì, in qualche modo, ok? Però è Air Furious che incontra ACAB ed entrambi hanno quattro occhi. Quindi, diciamo, all'interno di questo mondo di cui dicevo prima, in cui tutti sono Esatto. tutti uno diverso dall'altro, i doppioni sono rarissimi. Quindi Esatto. loro si incontrano e fanno un dialogo appunto sull'unicità, sul fatto di essere unici, comunque di essersi trovati. Chiaramente è un omaggio a Gabriele, insomma, l'ho voluto fare perché me lo sentivo, insomma. ACAB ti coinvolse nel progetto Stigma, ce ne vuoi parlare? Esatto, Perché questo è un prodotto esattamente. Stigma che è Infatti uscito volevo. con Eris Edizioni.
Bravissimo, Ah, Eris. allora vi accenno un attimo il progetto Stima per chi non lo conosce. Il libro è uscito appunto con questa modalità, progetto Stima, che è un'idea di ACAB, lui l'ha messo, fondato nel 2017. L'idea era quella di creare, beh, innanzitutto per lui come diciamo, curatore, editor, selezionare una serie di autori che lui trovasse interessanti, che rappresentassero quello che secondo lui era il fumetto più di ricerca, più radicale, più sperimentale, tra virgolette, no, in Italia. Quindi selezionare un nucleo di autori e creare una linea editoriale. Poi l'altro punto è creare anche comunque un gruppo di lavoro con gli autori. Abbiamo fatto alcuni progetti collettivi, abbiamo fatto storie collettive, un lavoro per un cantautore tramite il comico, mi ha fatto il libretto CD di Michele Celona, raffigurando le storie dei suoi pezzi con gli autori di Stigma. Abbiamo fatto anche un gioco da tavolo con illustrato dagli autori Stigma. Quindi creare un gruppo di lavoro anche che collaborasse, che fosse proprio un collettivo, però che portasse avanti i progetti singoli principalmente, no? E nel miglior modo possibile, quindi dandogli supporto di editor che non fossero un editor distante geograficamente, magari anche idealmente, come può essere una casa editrice a cui tu vai a cercare, ma persone con cui hai una certa affinità, non necessariamente stilistica, ma sull'idea di fumetto, sull'idea radicale, innovativa di fumetto. Quindi, infatti, questo succede, è successo, cioè i vari autori fanno editor all'altro autore oppure collaborano, anche alcuni hanno fatto storie in cui uno si avvale dell'aiuto dell'altro. Si potrebbe dire una sorta di collettivo per certi Un aspetti. collettivo, sì, quindi creare collaborazioni e progetti singoli, questo fondamentalmente. Poi il lato pratico, diciamo, per mettere nelle migliori condizioni l'autore, l'idea di AIRA era quella, partendo dal presupposto che quando un libro arriva in libreria, viene distribuito, dal prezzo di copertina all'autore viene una percentuale che va dal 7 al 10, penso massimo 12%. Quindi, ragionando per questo perché la distribuzione prende il 60% del prezzo di copertina. Poi sono tutte le varie spese dell'editore, di stampa, alla fine all'autore vengono quel 7-10%. Calcolando che se non sei un fenomeno editoriale come pochi ce ne sono in Italia, la vendita media è di massimo qualche migliaio di copie, diciamo che andiamo tra le 1.000 e le 3.000, non lo so, però non tanto di più. Capiamo bene che se uno ha lavorato, come nel mio caso, quasi 3 anni a un libro, per poi prendere il 7% di quel numero di copie, ti arriva a malapena un rimborso spese, diciamo, no? Ecco, quindi l'idea era quella, finalmente, di riuscire a dare qualcosa di più all'autore. Per far questo, l'idea era quella di bypassare, di saltare la distribuzione. Quindi è stata creata una piattaforma online, un sito, dove il libro viene messo in prevendita, un mese e mezzo, 2 mesi prima dell'uscita del libro. In pre-order praticamente. Esatto, in libreria, parte il pre-order. Quindi l'acquirente, diciamo, acquista sulla fiducia, senza vedere il libro in mano, come può fare in libreria, per appunto andare incontro anche al lettore. Chi compra con il pre-order, oltre al libro, ha anche uno speciale, nel mio caso, è Absurd, che è uno spin-off del libro, viene approfondito il personaggio del libro. Quindi un plus, diciamo, un omaggio, perché alla fine il libro viene Un venduto allo stesso contenuto extra, prezzo, si potrebbe dire. contenuto extra, allo stesso prezzo del libro che c'era in libreria. E questo per tutti gli autori di Stigma. Per tutti gli Giusto? autori Stigma, ogni autore esce con un libro e uno speciale. Delle copie vendute in pre-order, l'autore, visto che non c'è di mezzo la distribuzione, può prendere di più e prende il 30%, quindi prende, diciamo, una cifra dignitosa perlomeno, no? Rispetto a quello Quindi il che poteva prendere. pre-order va incontro Va incontro all'esigenza. all'autore e anche al lettore, al fruitore, quindi è Certo. conveniente per il lettore. Prendere, se è interessato a quel progetto, prendere il libro perché avrà lo speciale che poi non potrà avere in nessun altro modo perché vengono stampati proprio il numero di copie in base al preordine. Poi il libro
Esce in libreria con Eris Edizioni, perché Eris è il partner con cui ha trovato l'accordo per mettere in piedi questo progetto. Quindi, finito il pre-order, il libro passa da Eris, che lo distribuisce in libreria, fumetteria, nelle fiere, Quindi presentazioni. attualmente Segue il buco l'iter. noir è per Eris Edizioni, in libreria, Per Eris giusto? Edizioni. Sì, il progetto Stigma non è un vero e proprio editore, è la linea editoriale di Eris, curata. Nata sotto la cura di Arquab, che adesso sta procedendo con il collettivo, quindi c'erano già una serie di autori in cantiere e si sta andando avanti, si andrà avanti sicuramente per tutto il 2021, anche penso si andrà al 2022, perché si erano accumulati alcuni titoli già approvati e tutto nel programma. È appena finito il preordine del bellissimo libro di Marco Corona. E venerdì, cioè poi tra un libro e l'altro c'è sempre un mese di riposo, diciamo, di fermo, e adesso ripartirà venerdì, verrà annunciato il titolo del nuovo libro del nuovo autore. Quindi se volete tenere d'occhio le pagine social, il sito, sia su Instagram, Facebook, il sito di Progetto Stigma, venerdì saprete quale sarà il nuovo libro, anche con il nuovo speciale, quindi avrete modo di vedere se vi interessa, insomma, seguire questo progetto editoriale. Ecco, scusate, Molto bevo un po'. interessante questo progetto. Dà Concetto. anche molto spazio e riconoscimento all'autore, mi sembra di capire. Sì, certo, è fatto per mettere l'autore a suo agio, diciamo, no? Quindi sia nel fatto di avere Quindi il un trade union supporto. del progetto Stigma è che si tratta di autori che ACAB ha selezionato in base alla loro originalità, messaggio. Esatto, Cioè, inizialmente la selezione è stata fatta da ACAB, adesso si sta ragionando se si andrà avanti su come si farà la selezione di nuovi autori, però vediamo, insomma, si è prefissato di finire intanto i libri in programma e vedere se si riesce a far andare avanti la macchina, perché chiaramente era una figura forte di riferimento, quindi, però per il momento sta andando avanti, ci sono ancora parecchi libri, sta andando via tutto liscio, quindi il progetto va avanti, diciamo. Beh, dicevo, io facciamola vedere questa tavola dove tu hai poi creato lo spin-off di Habsburg. Facciamo un attimo vedere, no? Va bene la tavola? Perché Sì. praticamente da questa idea, aspetta che togliamo questo, da questa idea, eccolo, Anni 90 di cui vi parlavo prima, apparivano bravissimo. già insieme nella prima tavola che avevo fatto e li ho ripresi tutti e due. Uno come eroe e l'altro come nemico. Quindi c'è proprio dentro, ho voluto proprio chiudere il cerchio e far rientrare tutta la mia storia di fumettista, ma anche di illustratore, ma anche di pittore, perché alle pareti delle stanze appaiono anche i miei quadri, i miei dipinti, le mie illustrazioni, appaiono le pubblicità, queste pubblicità che ho fatto negli anni per varie riviste, all'inizio per Black di Coconino, poi sono apparse sul Male, di Paolo Vincino, su Barricate, attualmente escono su Linus, una sorta di immagini pubblicitarie che raccontano una società totalitaria che alla Ah, fine è quella. Anche su Come? Linus, anche su Su Linus. Linus? Sì, su Linus ho una pagina mia. Chi la Come? vuoi sapere su Linus, che cosa Su hai fatto? Linus faccio già da 2 anni ormai una Sì. pagina che è di solito la quarta di copertina, in cui faccio delle finte pubblicità di prodotti. Ah. Che in realtà sono pubblicità che appaiono anche nelle scritte sui muri del libro e sono dei prodotti che vanno a descrivere una sorta di società totalitaria che è questa alla fine, quella del libro. Quello del Quindi libro. è tutto un po' collegato al mio lavoro, no? In qualche No, modo. vedo che tu dai una continuità, c'è una coerenza in quello che fai, cioè, nel senso, Cerco di darla, poi c'è finalmente. una coerenza, una bella continuità, sia per i personaggi che quello che poi disegni ogni volta. Quindi non sapevo anche su Linus, è una cosa Sì, nuova. beh, avevo già collaborato in passato, anche con la versione precedente, ma da quando Sì. c'è la versione di Igor, la direzione artistica di Igor, ho cominciato a fare questa pagina fissa che praticamente si tratta di satira pubblicitaria, l'hanno definita, che mi piace anche come
definita loro di Linus, è perché è proprio una sorta di visione delle pecche, diciamo, sociali, politiche dell'umanità attraverso dei prodotti che vengono pubblicizzati, tipo c'è l'odio di Ricino, o l'aspirapoveri, Sì, ho capito. Allora eri tu, perché non avevo capito che fossero tuoi. Io Ah, l'ho le hai visto. viste? Ah, le hai Sì, viste? perché io, allora, Linus esce in edicola, è molto famoso come rivista, insomma, Sì, è molto, certo. molto Sì, quella completo. pagina è mia, perché ho sempre fatto quelle cose già da, appunto, infatti Igor mi conosceva perché mi aveva voluto già all'interno della rivista che faceva, mi sembra, i primi anni 2000, Black, che era una rivista che promuoveva i libri di Coconino, e però Ok. come intermezzo avevo fatto alcune pubblicità già all'epoca, di queste pubblicità distopiche, diciamo. Posso chiederti il tuo personaggio preferito del buco, come, a parte il protagonista, chiaramente? Allora, diciamo che i miei personaggi, chiaramente li voglio bene a tutti, è come chiedere qual è il tuo figlio preferito. Io poi che ho 3 figli non potrei mai rispondere. O No, magari quello che ti piace di più chiaramente, disegnare, ma non lo so. sicuramente quello che mi diverte di più, e tra l'altro quello più longevo insieme ad Elle, di cui ho fatto più roba, è Baby Burger, che qui, avendo difficoltà a inserirlo come personaggio vero e proprio, l'ho inserito come fumetto nel fumetto. Sì, Quindi poi c'è forte. Bene. praticamente è una sorta di metafumetto, cioè i fumetti sono proibiti in questa società, no? Proibitissimo. E sono proibiti, quindi sono gli spacciatori che hanno recuperato questi tesori sepolti, questi fumetti antichi, e li spacciano come sostanze stupefacenti, perché in realtà sono sostanze stupefacenti i fumetti. E quindi Furai si trova durante un lungo viaggio in cui non può usufruire del salto iperspaziale, deve fare un viaggio lungo, per passare il tempo viene avvicinato da questo Orbit, questo spacciatore di fumetti, e gli dà un fumetto di Baby Burger che se lo regge. Quindi l'ho fatto apparire in quel modo. Anche che quello è un personaggio che parte da, anche quello da più o meno il 95. Ho fatto una fanzine solo con storie mute di questo personaggio, che è un po' il bambino terribile, quello che vede una cosa in TV o nei fumetti e vuole farla anche lui. Dopo vede il supereroe che vola, lui si butta dalla finestra e si spiaccica al suolo. Infatti muore quasi ogni storia, tanto può, se ne frega, perché può risorgere, non ha questi problemi, essendo un personaggio. E ho fatto parecchie storie, e adesso quest'anno ne ho fatte anche di nuove, parecchie. Ho fatto 24 tavole di storie nuove, e uscirà qua in aprile, esce per Latitudine 42 In Your Face Comics, un albetto che raccoglie tutto quello che esiste su Baby Burger, tutte le strisce di Baby Burger. Ah, questa sarà Quindi la tua prossima uscita, si può si dire, uscirà qua in giusto? aprile, dovrebbe essere già in stampa. Mi ricordi? Non ho capito l'editore, scusami. È Latitudine 42, Ok. è praticamente una fumetteria di Aprilia, in provincia di Latina, che fa anche da editore comunque, ha già fatto parecchia roba. Ha già pubblicato anche una storia di Furasi, una rivista di fantascienza che facevano Inner Space, con dentro Officina Infernale, Ercole, Per il Sinotto, che c'era anche Ah, Dust, anche per il Sinop. sì, c'era anche lui in questa rivista Inner Space, una rivista di fantascienza. Bellissimo. E quindi è un editore che non fa fiere, però ha fatto parecchi titoli, ha una vendita nel sito, ha una piccola distribuzione, ha una distribuzione anche lui, credo, nelle librerie, fumetterie. Poi lui ha una fumetteria esso stesso. E uscirà qua in aprile. Bello. Personaggio che mi diverto molto, perché insomma posso dare sfogo anche alle cose più nefaste, tanto il personaggio è immortale, può ricomporsi ogni volta, quindi mi diverto anche a distruggerlo in maniere sempre Sì. nuove. Questa Ma è un po' l'essenza dei fumetti, no? I personaggi che non sì, muoiono mai, giustamente, quindi gli puoi fare certo. di tutti, di tutto. Solo che il mio muore quasi in ogni storia, o comunque finisce male in ogni storia, perché si mette nei guai. Mi sono Bello, piaciute le vite del lettore disegnate. molto Ah, facile. esatto. Dopo Aquilino, questi metafumetti, ci sono le dita del lettore, ho voluto fare una roba proprio
iperreale. Abilio Che me lo Quarti è anche puoi. un disegnatore e artista che sta nell'associazione. Ah sì, ok. Sì, no, ma l'ho già sentito, mi segue anche, lo vedo spesso il suo nome in giro. Sì. Stefano, ma hai una curiosità sui tuoi prossimi progetti, insomma, se si possono, possiamo Allora, accettare. Baby Burger è in uscita, no? Sì, per Poi, Latitudine 42, ricordiamo, giusto? sempre per Latitudine 42, sempre quest'anno, un po' più avanti perché devo ancora finire, uscirà la raccolta delle storie erotiche della professoressa. E questo mio progetto, che già è il terzo anno che faccio una storia di 24 tavole, quindi in tutto sono 24, 2, 4, 6, 72 pagine di E storie. come si intitola Le storie erotiche della professoressa? No, si chiama La professoressa. La Questo professoressa. La qua professoressa. è un progetto Scusami. particolare. Tipo Luigi Fenech quando i film Sì, cantano. è Tipo una Pierino. citazione dei Tipo vecchi Pierino. fumetti. È una citazione dei vecchi fumetti anni È 70, però vero? è Più di porno Pecos'è. horror. È un horror. Porno horror, come i vecchi Iacula, Zora, Ah, Succubone bellissimi. dell'anno. Come no? Praticamente 3 anni fa mi ha contattato questo personaggio che è un collezionista. Collezionista in particolare però, perché lui scrive le sceneggiature, poi ti chiama, ti commissiona la storia, ti compra le tavole e a lui non interessa la pubblicazione. Io però avevo già pubblicato la prima storia come autoproduzione, che ho venduto al Borda, così, vari festival, che è andata anche abbastanza bene. Poi ho avuto la proposta da Latitudine 42, quando ho fatto la seconda storia, di fare una pubblicazione con loro e nel frattempo mi è arrivata anche la terza sceneggiatura. Quindi mi ha commissionato ben tre storie, una all'anno, scritte da lui, da Enrico Munerato, personaggio qua di Rovigo, e adesso usciremo con questo volume che raccoglie le tre storie. Ma lui è molto particolare perché sono andato, chiaramente volevo conoscerlo e gli ho portato le tavole di persona a casa e ha una collezione infinita di storie commissionate a vari disegnatori, anche una dal vecchio disegnatore di Zora, quindi ne ha fatta fare, che era già 80, ultra ottantenne, quindi anche una da Baldazzini, ne ha veramente una Tutte collezione. porno horror. Tutte porno horror, sì, tutte porno horror. Il tema è quello, Quindi proprio uscirà per porta avanti Latitudine la 42. tradizione di questi due qui, quest'anno. Uno la professoressa e quell'altro come si intitola? Baby Burger. Baby, ah, questi due, ok. E questi qua porno horror non vedranno le stampe, giusto? Com'è? Questi qua? Quello là porno horror. Sì, è la professoressa. La professoressa Ah, è sarà porno horror. sì, è un genere erotico, porno, horror, sì. È un po', Ah, diciamo, ok, scusami. la protagonista è una professoressa, nel senso che insegna a scuola, ma è anche una scienziata pazza, e fanno degli esperimenti molto crudeli insieme al suo assistente, rapendo soprattutto donne, una roba molto, anche i rapporti sessuali sono principalmente lesbo, e rapisce, torture, cioè è molto violento anche, molto perverso. E Devo questo dire sicuramente Mirko interesserà. che a me è piaciuto molto, anche perché io ero un fruitore all'epoca di Zora, Iacula, E dove sarà Wallenstein. reperibile questo qua di Latitudine 42? Sul sito di Latitudine 42, sì, poi verrà anche distribuito, però non so bene dove, come. Comunque lo pubblico con lui, perché non è Io tanto. consiglio la professoressa come idea, già mi piace, secondo me. Sarà bello sicuramente. Guarda, comunque sulla mia pagina Facebook avevo pubblicato qualcosa, se spulci indietro, ma adesso comincerò a promuoverlo tra un po' quando uscirà, quindi lo vedrete sicuramente. Certo, però io, ovviamente in chiusura io direi non perché sono di parte, tu hai partorito un'opera spettacolare. Ti ringrazio. Il più bello, io sono, tu lo sai, sono sempre stato sincero con te, con tutti, insomma, mi sono molto chiaro e trasparente. Una delle storie più belle mai lette in vita mia. Addirittura, beh, E non sto scherzando, perché tu hai inserito qui l'avventura. Il noir, il giallo, il thriller, perché anche thriller, ragazzi, fidatevi. È una storia molto complessa. Infatti, pensavo supereroe, western, supereroi, action movie, western, sei dentro di vabbè, tutto. No, ma è quello che volevo fare.
una storia completa, però che fosse anche classica in qualche modo, che avesse una struttura classica, però poi resa appunto dirompente da tutte queste robe bizzarre, da questi mutanti, da queste situazioni assurde. Cioè, quindi fosse una storia classica, però che fosse anche filtrata dalle mie passioni, che sono anche il fumetto, diciamo, quello più dirompente, più di rottura, che un po' che deriva da Cannibal e Frigider, quegli autori là, no? Ecco, voleva avere anche quella componente lì. Bellissimo, anche gli incontri inaspettati, per esempio. Io ho goduto quando ho letto questa parte. Ecco, quella lì è Questa esatto. stupenda. Allora, ragazzi, io vi consiglio vivamente, spassionatamente, di acquistarlo, perché è un'esperienza che va vissuta. Oh, io l'ho vissuto in prima persona, questo è bravo, tu non mi credi. Io pensavo di essere Elmo, perché ho detto, dai, ma che cosa faccio dopo? La macchina frequente, capito? Eccola qua. Vabbè, mi fa Una piacere. delle in Mi fa assoluto. piacere. Sì, questa qua è il ragno psichedelico che sta per mordere il detective, che poi si farà Vabbè. un viaggio che non spieghiamo, che lasciamo Bravo, in non spieghiamo. sospeso. Poi l'idea Lo tua. Dimmi, vai, Marco, non so cuore, vai. Dimmi. Dicevo, l'idea tua di questo del ragno, sì, ma che c'è questo essere di vita propria, insomma, sul ragno, questo Ah, essere sì, che solo. poi il ragno è Non lo spieghiamo solo un... tanto, dai. Sì, che poi il ragno è solo un mezzo, in realtà che Esatto. lo comanda è un altro parassita. Quindi c'è tutto Spettacolare. questo gioco di, sì, anche di controllo, vari Quindi un livelli di controllo. grande immaginario e una grande storia per un grande fumetto. Per un grande fumetto. Io ti dico, guarda, tu prima mi daresti il premio Nobel per questa cosa che hai fatto. Allora, Beh, Eris accetto. Progetto Primero Stigma. progetto Stigma e Rispedizioni, Grazie pronto, ad secondo. Acaso perché ha avuto questa immensa idea di creare questo gruppo, diciamo collettivo, perché alla fine Sì, è un collettivo. è un collettivo perché sono tanti artisti, professionisti, maestri del fumetto come te, che si sono uniti per ognuno con la sua storia, ovviamente, con la sua personale storia di creare, Quando insomma, uscirà il avere prossimo di Stigma? venerdì viene annunciato e Ah, inizia quindi è il pronto. preordine del nuovo libro che Perfetto. durerà un mese e mezzo circa in Quindi genere, o seguiamo durano un po' le di più. pagine Stigma. Seguite le pagine Stigma, certo. Va bene, ok, grazie. Ok, ma grazie a Perfetto. Grazie voi, grazie Stefano, è stato un mille. piacere È conoscerti. stata una bella chiacchierata e Alla prossima. seguiamoci. Sei stato bene, Ok. sei stato. No, io ti seguo. Seguitelo come lo seguo io perché ti seguo sempre, insomma, ed è un piacere. Ovviamente, Figurati. facciamo una cosa. Ovviamente io ti ospiterò ancora nel momento in cui uscirà l'altro progetto della professoressa, insomma, e tutte quelle altre cose che Ma saranno. quello se volete lo presentiamo anche una Voglio sera. esserci anch'io perché mi Come interessa. vuoi tu? E anche Baby Burger se volete, E possiamo anche Baby Boot presentare. e quell'altro, esatto, tutti e due. Tu Va tienici aggiornato sulle uscite bene. e... Un'altra cosa, scusa, Dici. visto che si parlava di altri progetti in cantiere, Sì. e che parliamo di Air Full Rise, non spoilererò molto, ma vi dico che comunque ci sto già lavorando. Qualcuno avrà già visto questa tavola su Facebook, anche su Instagram. Questa è la parte che non ho mostrato. Sto già lavorando a una nuova storia, che però sarà un progetto particolare. Non sarà solo fumetto, c'è anche il fumetto, ma non solo fumetto. È tutto comunque un progetto su Elfur Eyes che comprenderà anche altre cose oltre il fumetto. Non dico altro per il momento. Mannaggia, ma quando la Dunque, vedremo? no, posso dire che ci sarà anche una parte di fotoromanzo, perché quella l'ho già postata, anche quella, in cui appunto Earl Furay sarà interpretato da Alan Ladd, l'attore, con foto ritoccate al computer con i quattro occhi. Quindi ecco, sarà Quindi un fumetto sperimentale, vero, momento vero fumetto sperimentale, sperimentale. diciamo multimediale. Sarà una parte a Ultime. fumetto, una parte fotoromanzo e altre parti con altri mezzi narrativi comunque sempre. Ecco, non dico altro, che ho già detto troppo. Va bene, lo aspettiamo con Bravissimo, curiosità. lo aspettiamo che sono curiosissimo. Grazie Bene. Stefano, sei un Grazie a tesoro. voi. Grazie mille. Ci Ciao. aggiorniamo. Grazie al pubblico che ci ha seguito sino Grazie qui. al pubblico. Alla prossima puntata, Allora, quando noi abbiamo il 6 aprile, se non erro, abbiamo i nostri tesserati, quindi
intervisteremo Paola la Sonia Bigozzo, Martina Bolognini Bolognini e e Giovanni Giorgi. Ok, va bene. Augusto Seori. Sei aprile. Ah, e poi diciamolo, ormai abbiamo già pubblicizzato e poi chiudiamo, il 9 aprile non manca pure tu Stefano, ci tengo che ci sei, Ho visto Manara. Manara. Esatto, Quindi esatto. il 9 aprile alle 20:30, comunque. Quello non me lo perdo, dai, cioè, un gigante del genere, un Ah, gigante allora. dell'erotismo. Infatti, Libro. infatti. Esatto. Va bene. Ciao, ciao a Allora, tutti. arrivederci al 6 aprile. Arrivederci. Ciao.